Questa mattina abbiamo obbligato i ragazzi del Calcio Padova ad una levataccia perché alle 7:15, 7:20 della mattina si sono presentati presso il nostro poliambulatorio perché oggi sono stati sottoposti ad una serie di test, di esami ematici e alla radiografia del torace per valutare lo stato di salute attraverso una batteria di esami che sono obbligatori per i calciatori professionisti, unitamente ad una serie di esami che sono stati aggiunti su richiesta dello staff medico del Padova, che servono per dare lo stato di forma, per valutare lo stato di forma. I ragazzi oggi sono qui per le valutazioni di routine, sono già stati in passato e verranno in futuro per tutte le valutazioni di tipo medicina dello sport, quindi la visita medico sportiva per l'ecocardiogramma, che è un esame pure obbligatorio per i calciatori professionisti. Frequenteranno il nostro poliambulatorio anche nel caso malaugurato, noi ovviamente speriamo di non vederli, in cui abbiano dei problemi di tipo sanitario e, trattandosi di calciatori, prevalentemente degli infortuni di tipo muscoloscheletrico. In questo senso noi gli forniremo e gli forniamo già, perché già lo stiamo facendo da un pezzo, la parte diagnostica attraverso quindi la radiologia, l'ecografia muscoloscheletrica e poi la risonanza magnetica nucleare. Senz'altro la cosa che ci ha spinto e che ci continua a spingere è la passione per lo sport in genere, che insomma già ci fa seguire varie squadre sportive in passato, però insomma una passione in modo particolare per questa squadra, per il Calcio Padova, che per tutti noi padovani rappresenta una cosa importante, quindi direi passione e anche tifo, insomma siamo anche comunque dei tifosi, ci sentiamo dei tifosi e siamo direi particolarmente tifosi di questa squadra, inteso come questa società. Noi già da anni collaboriamo appunto con varie squadre, anche con Calcio Padova stesso, però quello che ci ha spinto a gettarci anima e corpo a collaborare con questa società è il fatto che abbiamo visto che la passione che abbiamo noi è condivisa anche dalla dirigenza di questo nuovo calcio. Il giocatore professionista di fatto è un giocatore che porta il suo fisico ai limiti estremi, qualche volta addirittura supera questi limiti, per cui l'accompagnamento in tutta quanta la sua carriera sportiva, sia nel momento in cui ci siano problemi, diciamo, di infortuni, ma anche nel momento in cui vada seguito attraverso un'alimentazione, attraverso degli esami, è indispensabile. Per cui di fatto la medicina dello sport e tutto quello che gira intorno alla medicina dello sport sono oramai nell'attività professionistica una parte assolutamente imprescindibile. Ci rivolgiamo ai professionisti, ma insomma non solo ai professionisti, e poi anche agli sport amatoriali, nel senso che poi lo sport oramai è talmente diffuso e non c'è nessuna ragione per il quale lo sportivo professionista vada seguito in un certo modo. Lo sportivo dilettante ha tutto il diritto, diciamo, di essere seguito, e direi forse anche il dovere, insomma, visto che spesso l'età non è la stessa, anche il tempo per allenarsi non è lo stesso, quindi ha la necessità di essere seguito nella stessa modalità. Quindi noi di fatto quello che svolgiamo per i professionisti lo facciamo anche per tutte le persone, tutti quanti quelli che si avvicinano allo sport.